darei la parola al consigliere Abate. Allora, il mio intervento verte su due aspetti, uno formale e uno, diciamo, sostanziale. Per quanto attiene l'aspetto formale, beh, evidentemente c'è una discrasia rispetto a quanto deliberato in commissione. A riprova che purtroppo, sottolineo purtroppo, il lavoro delle commissioni viene assolutamente poi vanificato, se non addirittura ribaltato. Sarebbe opportuno che il sindaco Melucci sapesse, approfondisse l'esistenza del Consiglio Comunale e dei consiglieri che, al di là delle appartenenze politiche, lavorano in commissione, e sarebbe opportuno che il prodotto delle commissioni quantomeno venisse considerato dall'amministrazione comunale. Il sindaco Melucci, invece di ascoltare, evidentemente scrive qualcos'altro, e la prova provata che evidentemente il Consiglio Comunale per lui conta davvero poco. Ma andiamo avanti, anche perché c'è un proverbio che dice: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Quanto all'aspetto invece sostanziale, beh, al di là del fatto che il Presidente della Commissione Lo Muzio evidenziava il fatto che tutta una serie di eccezioni potrebbero creare un ginepraio, potrebbero creare una confusione, e in linea di principio può anche essere giusto, in linea di principio, ma qui stiamo parlando di un emendamento per andare incontro a degli studenti che devono sostenere gli esami. Qui non stiamo parlando del turista che viene a Taranto quando viene, perché i turisti che vengono a Taranto purtroppo sono pochi, lo dicono gli ultimi dati del 2022, non i dati miei ma i dati ufficiali della Regione Puglia, quelli della stessa parrocchia politica del sindaco Melucci. E quindi dicevo, a questo punto, un emendamento che andava e che va incontro agli studenti, beh, io penso che andrebbe accolto, andrebbe favorito, anziché essere, come dire, cassato, essere quasi osteggiato. Evidentemente anche questo fa capire come l'amministrazione comunale in tema di turismo ha davvero poco da offrire, e alla città e alla collettività esterna, ma soprattutto quel sindaco che dice di essere vicino ai giovani, alle future leve, agli studenti. Beh, io penso che il sindaco dovrebbe prendere a cuore questa situazione e avrebbe dovuto e dovrebbe battersi per questo emendamento che, ripeto, va a favore degli studenti. E sarebbe bello che uno studente che viene da fuori almeno avesse la considerazione dell'amministrazione comunale. Sindaco, io la inviterei ad ascoltare e non a provvedere ad altri impegni, ma evidentemente il sindaco se ne frega assolutamente del consiglio. Consigliere Abate, lei deve parlare al consiglio, per favore, non andiamo fuori. Ma lei ha fatto un intervento, che è un intervento che io rispetto, però per favore faccele. Ma c'è un consiglio comunale, ma chi gliel'ha detto che uno non ascolta? La prego, per favore.